Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video recensione di App Video Review. Oggi voglio presentarvi un client di instant messaging gratuito, quindi nulla a pagamento. Prevede una registrazione sul sito per inviare e ricevere messaggi in modalità push tra utenti registrati con la stessa applicazione. L'applicazione nel caso nostro si chiama Push Me Too. Ho provveduto a scaricarla ex novo per fare tutti i passaggi insieme e vedere così come si presenta l'applicazione appena installata. Questa è la sua iconcina e questa è quando parte. La registrazione può essere fatta tranquillamente tramite l'applicazione per chi non è ancora registrato o direttamente sul sito. Io ho già una mia utenza che ora andrò ad inserire. Ecco qui, dopo aver inserito la username e password, ci dirà che è stata effettuata il login con successo, ci dirà anche la nostra pagina personale che sarà il nostro nome utente, su, chiaramente sul sito pushme.to. Tappiamo su continua e a questo punto, come potete notare, ci sono già dei messaggi che io ho effettuato di prova. Appena si arriva, chiaramente arriva un messaggio da parte del server stesso in cui ci dice che la registrazione è stata effettuata con successo e ci dà il link della nostra pagina personale. I messaggi, come potete vedere, eccoli qua. Facciamo una prova a mandarlo a me stesso e inviamo il messaggio. Ecco qui, chiaramente arriva subito perché è a me stesso, quindi senza nessun tipo di problema. Abbiamo chiaramente tutta la cronologia dei messaggi fin quando noi non decideremo di cancellarli tramite l'apposita iconcina a forma di cestino classica di tutte le applicazioni. Qui in alto a sinistra possiamo, tramite il contatto di PushMeToo che ci ha inviato il messaggio, possiamo associarlo a un utente già noto, a un nostro, o meglio, a un contatto sulla rubrica già esistente, oppure crearne uno ex novo partendo direttamente da questo link di PushMeToo. C'è la possibilità chiaramente di inviare anche allegati, quindi prendendo delle foto dall'album che è presente all'interno del rullino fotografico dell'iPhone, oppure scattarne una nuova. Per esempio, proviamo a inviarne una di prova qui dal mio rullino fotografico, quindi ecco qui che sarà presente un allegato. Adesso scriviamo invio e inviamo. Ovviamente adesso io sono in wifi, quindi l'invio dell'immagine stessa è sicuramente più veloce, e anche il ritorno. Ecco qui, come vedete, il messaggio arriva e automaticamente l'applicazione scaricherà l'immagine e verrà vista all'interno dell'iPhone. Anche qui chiaramente possiamo tranquillamente salvarlo sul nostro rullino fotografico oppure no. Una cosa interessante da parte di questa applicazione è che sì, è vero che c'è un'applicazione per l'iPhone, ma tutti i messaggi possono essere anche visualizzati e inviati direttamente dal sito stesso, quindi basterà loggarsi e inviarli dal sito pushme.to. In alto abbiamo poi dopo tre iconcine. La prima serve per marcare tutti i messaggi letti, quindi senza nessun tipo di problema possiamo anche farlo. Ecco qui, come avete visto, ho fatto una piccola connessione al server per segnare anche sul server il fatto che i messaggi siano stati letti. Il secondo pulsante è la composizione di un nuovo messaggio verso un utente. Proviamo sempre verso il sottoscritto, lui automaticamente verifica e chiaramente ritorna alla mia stessa schermata di messaggio che è già presente. Proviamo per esempio a cancellarla e vediamo cosa succede nel caso in cui lo andiamo ad inserire ex novo. Quindi selezioniamo questo, ecco qui che si presenta la schermata di una chat come nei messaggi all'interno del nostro iPhone.
si creerà chiaramente una nuova conversazione e noi potremo tranquillamente inviare un nuovo messaggio all'utente. Il pulsante sulla sinistra è chiaramente per le classiche informazioni. Di nuovo abbiamo il nostro nickname, chiaramente le varie FAQ consultabili online, quindi direttamente dal sito, e volendo agganciarsi anche a Twitter, inviando quindi su Twitter il nostro link di Push Me Too. Quindi tutti i nostri followers, nel caso avessero Push Me Too, comunque possono agganciarsi a noi. Basterà quindi premere il pulsante per arrivare veramente alla schermata di Twitter, inserire username e password dell'utenza sul canale Twitter, e poi il messaggio viene auto precompilato dal software. Come vedete, c'è scritto inviami un messaggio istantaneo gratis sul mio iPhone e leggi la risposta a tempo reale. E chiaramente dà il nostro link. Questa è l'applicazione, come vedete non ha grandi impostazioni, nulla di particolarmente complesso da configurare se non effettuare la registrazione e il successivo login. I messaggi, come ripeto, arrivano in push, quindi sono immediati o comunque consultabili anche dal sito web. Detto questo, io vi ringrazio di averci seguito ancora una volta nelle nostre video recensioni. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale di YouTube e soprattutto seguiteci sempre su Twitter e su Facebook per eventuali context o reel in omaggio. Ciao ragazzi e alla prossima!